terza serata di prove in Piazza Grande, ormai ci siamo, sabato sera all'edizione della giostra straordinaria dedicata al Giubileo della Misericordia, e ancora regna incertezza però su dove saranno collocati i rettori, quindi su dove si terrà la premiazione, la consegna della lancia d'oro al quartiere vincitore. Ne abbiamo parlato con il presidente dell'istituzione giostra Scortecci, probabilmente insomma sarà scelta una soluzione tampone che magari non è quella ottimale, ma probabilmente è l'unica percorribile a breve. Sulla scelta della ubicazione per la consegna della lancia d'oro si aspetta le risposte della commissione legata alla pubblica sicurezza e al pubblico spettacolo. Non vi nascondo che non è bellissima una delle ipotesi che si è valutato, perché sicuramente che è quella lontana dalle logge. A me sinceramente non piacerebbe, però non vedo altre soluzioni. Ripeto, se potesse cambiare il dislocamento delle tribune e avere il tempo per studiare una tribuna particolare, benissimo. In questo modo sarebbe una soluzione tampone. Non vedo soluzioni diverse, le valutazioni sono state fatte anche di posizionarla sul palco della giuria, però c'è tutta una serie di meccanismi che si innescano. Per esempio qui si concentrerebbe qui sotto, in questo punto della piazza, l'uscita di via Vasari, il quartiere vincente, precludendo l'uscita degli altri tre quartieri perdenti, che vuol dire che l'euforia dei vincitori, se passa al quartiere che ha la coda fra le gambe, potrebbero crearsi dei momenti veramente difficili. Bisogna tenere presente che i quartieri non possono uscire da altre strade che se non da via Vasari, perché devono andare a recuperare i cavalli che sono in via dei Albergotti, sia quelli dei Cavalieri Casata ma anche quelli dei Cavalieri, perché è là che dove si fa i prelievi del doping. Quindi c'è tutta una serie di, in ogni scelta c'è delle controindicazioni che rendono difficile l'applicazione. La meno peggio, vogliamo chiamarla così, forse è quella sul quale sta valutando la commissione, però è la meno peggio, non è sicuramente la migliore. È già applicabile subito questa? Ma è quello, basterebbe montare una tribunetta di 15 metri, se la commissione la ritiene la soluzione migliore, è fattibile. Ripeto, mi piacerebbe che non ci fosse neanche bisogno di ragionare di questo, vuol dire che tutti noi abbiamo fatto un salto, chiamiamolo culturale, da appassionati, da amanti di Arezzo e della sua manifestazione più bella, che non c'è bisogno di avere cordoni di polizia con i manganelli, con i vigili che devono fare i cordoni per bloccare l'euforia della gente.